La notte scorsa, intorno alle 4, è stato messo a segno un furto al negozio di calzature Bata in via Fratelli Rosselli al Lido di Camaiore. Nonostante l'entrata in funzione del sistema di allarme collegato con l'istituto di vigilanza della Vesuvio, i malviventi sono riusciti ad entrare forzando la porta con un piede di porco e portare via il fondo cassa per un valore che si aggira intorno ai 1.000 euro. Poi hanno rubato una cinquantina tra scarpe, giubboni e borse per un valore che si aggira intorno ai 5.000 euro. Sul posto è intervenuto il titolare Alberto Pellegrini con gli agenti di una volante del commissariato di polizia, ma dei ladri non c'è la traccia. E la porta scardinata e tutta la documentazione degli uffici per terra, poi è stato asportato il cassetto con il fondo cassa e varie pile di scarpe che sono state portate via. Poco più tardi, verso le 4.45, un tentativo di furto c'è stato anche all'Happy Mercatone in via Aurelia Nord alla Cittadella del Carnevale. Anche in questo caso è stata forzata la porta d'ingresso, ma in questo caso il sistema di allarme collegato con l'istituto di vigilanza ha messo in fuga i ladri. Sono in corso indagini sia per il primo che il secondo furto.